Ciao ragazzi, siamo tornati con le video recensioni barra unboxing. Oggi apriamo Devilman della Mega House. Questa è la versione, la linea Variable Action Heroes. Praticamente quella con gli snodi dovrebbe essere simile a Figma, anche se Figma cos'è? Good Smile Company, mi pare, ho un dubbio. È un po' meglio, un po' più costosa. Queste sono più economiche. È con gli snodi. A me le figure con gli snodi fanno cagare, ma Devilman è un cazzo di cult anni 80-90 manga barra anime, per chi non lo conoscesse è anche abbastanza fico. Ora appunto andiamo su e vediamo cosa c'è qua dentro. Ok ragazzi, eccoci alla postazione. Il box è grosso, ci sta a malapena nell'inquadratura. Allora, davanti vediamo appunto il prodotto, la raffigurazione di spalle, uno scarabocchio. Devilman, versione del 2016, logo Mega House, il bollino dell'esportatore. Boh, non so, non sono esperto di questi bollini qua, non saprei. Sul retro invece vediamo ancora uno schizzo, vari schizzi anzi, l'artista. Quindi lo apriamo subito, vediamo com'è all'interno. Eccoci qua. Allora, il box non ci serve. Altro scotch. Eccoci qua. Allora, me lo immaginavo sinceramente con più accessori, invece non c'è un cazzo. Allora, questo è il nostro uomo diavolo. Beh, i dettagli non sono male, non sono male. Le giunture sono abbastanza nascoste, a parte queste, vabbè, non si possono proprio nascondere, ma io penso di esporlo proprio com'è sul box, di spalle, con le ali aperte. Le giunture non sono nemmeno tante, sì, beh, insomma, ragazzi, la qualità è buona, però i dettagli sono scadenti, cioè vale il prezzo che l'ho pagato, 40 euro. O 35, non mi ricordo neanche. Ora andiamo magari a vederlo completo. Ok, allora ragazzi, se non state attenti, si smonta tutto. Ok, la coda va in questo cazzo di cosino qua. Ok. E poi mettiamo le ali dentro questi due cosini qua, anche le ali, ecco. Non voglio romperlo, raga. Ma vi assicuro che è una merda. È una merda. Mettiamo anche l'altra. Ok, messe le due ali, questo è il risultato. Il risultato delle ali non è male. Il problema è che nel mettere le ali salta via la coda. Raga, mi sono dimenticato di dirvi che ci hanno dato anche persino un paio di seconde mani, pugni chiusi che fanno cagare, insomma, non li useremo mai. Niente, questo è il nostro. Boh, raga, a me più che un modellino mi pare un giocattolo, è fatto bene per carità, però insomma, pensavo meglio, pensavo molto meglio. E i dettagli, a parte il viso, non sono. Boh, non sono. Sì, vale quello che costa. Ecco, dai, diciamo che vale quello che costa. Ora ve lo metto sulla pedana che gira. E vediamo un po'. Non lo so, non lo so. Beh, raga, io non ve lo consiglio. Io non lo consiglio. Poi se vi piace e volete spendere 40 euro, spendeteli, ma secondo me non è un granché, la coda continua pure a cadere, magari va fissata un po' meglio. Io per paura di romperlo non ho spinto troppo, però non lo so, non lo so.
Boh, raga, voi lo vedete subito che gira, ma vi assicuro che ci ho messo un'infinità di tempo per farlo stare in piedi, non sta neanche in piedi bene. Non ve lo consiglio, lasciate like al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!